accendo la luce e giriamo lì. Eccolo! Evil Dead The Game, amici e amiche! Mettili dove vuoi sopra, sopra, perfetto. Vieni, mettilo, mio amor. Allora, ragazzi. Ciao, Sound Alert. Ciao, Stream Elements. Allora, ti dico la verità, Loki, io sono muertos. Pensa che fine, non la facevi più la live, e lo so. Infatti, guarda chi sta facendo la live, il mitico Zane Boy. Perché, ti dico la verità, non... Tieni, pettinati. Non, se era per me, non la facevo, sì. Non perché non volevo stare con voi, ragazzi, ma la... Mega live di ieri, grandissimo, mi ha massacrato. Ti dico la verità. Come stai, Loki? Tutto bene? Ti ho scritto una cosa per su PS, PlayStation, su PlayStation. Allora, noi stiamo giocando a Evil Dead, fighissimo. Andiamo a condividere, poi leggo la cosa della PlayStation. Cosa? Che loro ti inviano occhialini pieni e poi li devi mettere ogni volta per 5 secondi. Mm-hmm. Sì. Bisognerà farlo. Occhialini pieni, vai. Non sto partendo? Ma tu lo stai facendo col giocatore? Fallo col computer come oggi. Non c'è poca gente. Giocano tutti col computer. Bene, oggi ho visto al cinema Top Gun. Bello! Spettacolo, Loki, grande. Bella lì. Io è un po' che non vado al cinema, che li compravo tutti i film, poi con tutti questi servizi in abbonamento. Ok, vai. Inizia la partitina. Inviate, visto che subito amici. Esatto, ragazzi, comprate il gioco così ci giochiamo insieme. Una vestina un po' particolare stasera perché guerriero, vedi? Fortissimo. Allora, questo gioco è fighissimo, raga. Non se lo sta cagando nessuno, ma è veramente figo. Sì. Jurassic World, Fast and Furious, bella lì, tanti bei film. Ciao ragazzi, mitici e mitiche, benvenuti. Marco Drums Games, il drago è un po' basso, non ho capito perché. Perché cade, se lo metto un po' più alto. Perché è stato messo male. Ok. Oui. Bella lì, raga. Grandi. Bella. This is Professor Raymond Nobby. I'm now certain that my recitation of the Necronomicon's passages has resurrected a Kandarian demon. I cannot rectify my error, but execution of the following instructions may yet dispel the spirit. Draw a map and split it into pieces to hide them from the demon. Gather the pieces to find the location of the Kandarian dagger and the lost pages of the Necronomicon. Ok, dai ragazzi, allora dobbiamo prendere tutte le cose, cercare gli amuleti. Allora, graficamente è molto bello. Questo gioco mi manda un po' in paranoia il cervello, perché
è molto veloce. Survivors have acquired the first piece of the map. Take heart. Condivido la live. Facciamo una levettina di un'oretta, Zane. Ti piace? Ciao Giulia! Ciao amica mia! Grandissimi! Sì, sì, Giulia! Ciao, ciao, saluta la Giulia e Lord. Ciao Lord! Rialzare la voce, amore. Saluto veloce, lo so, infatti anche noi non volevamo entrare, ma... Ciao amici e amiche, grandissimi, benvenuti! Evil Dead Game! Un gioco che non se lo sta cagando nessuno, ma è veramente una figata. Ciao, ciao Giulia, saluta la Giulia, che ha salutato due volte. Veloce, alta voce. Ciao Giuli. Di solito urli. Quella Lord! Ah, grande Lord, peccato, oggi che facciamo un gioco strafighissimo di zombie, robe strane, motoseghe, vedi lì. Allora, io non posso vedere tanto la televisione perché mi manda veramente in pappa il cervello. Ciao ragazzi, benvenuti ragazzi e ragazze. Gioco Marco Drums Games un po' diverso stasera. Facciamo Evil Dead, grandissimo Lord. Ma sei dentro 5 minuti o te ne vai proprio subito? Hai fatto un saluto e via. Moto ci ho scritto. Livello 3! Marco Dra. In che senso? No, non si salta. I personaggi non saltano. C'è qualcuno col motosega comunque? Sì, sono. Allora, questo gioco si fa in 4. Venti cagioli! Ciao ragazzi e ragazze, allora sono. È un po' alla Dead by Daylight. Oh, eccolo. Eccoli qua che arrivano, raga. Bam! Morti. Oh, grazie Giuli. Grazie Giuli. Your team now holds another piece of the map. Keep it close and continue. Ok, perfetto. Abbiamo già il pezzo della mappa. La mappa è molto grande. Fai vedere la mappa totale di gioco. Guardate ragazzi, la mappa di gioco è gigante, eh? È bella grossa. Guardate qua, perfetto. Ok, grazie. Vai pure con loro, perché qua è una questione che bisogna andare con gli amici, non in giro. Appena detto stai già andando in giro. Dobbiamo andare. Sì. È tosto, eh. Guarda, l'hanno. Esatto. Allora, ci sono portali che si aprono. Ciao Charger, amico mio! Scusate ragazzi, stasera non sono arrivato alle 9 puntuale perché dalla live di ieri sera sono distrutto. Dobbiamo fare farming o Rainbow Six. Allora, se ci sei domani, farming sicuro. Tu sei capace con Rainbow? E possiamo fare anche il remo, dai. Allora, il problema qual è, Sharder? Il problema è solo uno, amico mio. È che il OBS non va. Devi segnalare agli altri, mo. Segnalo agli altri, così arrivano a darti una mano, perché se si parla solo... Orca! Amore, non so che parlo io. Tu guarda, segnalo il posto, amore mio. Che devi segnalarlo a tutti, se no vai solo tu. Vedi che non stanno venendo gli altri. Ha segnalato posizione, vedi, tipo, tu dove, come si fa a segnalare? Con i frecci sarà. Mark me, a point of interest is on our map. Quello da qui. Stai andando da solo, mo. Morirai. Vabbè, dai, vediamo una delle morti di Zanny Boy perché non vuole ascoltare il papino, papà. Allora, amico mio collega Sharder, ciao amica, poi dobbiamo fare farming o Rainbow? Sì. Ce la farò un sacco di giochi, amico Sharder. Allora, già volevo fare ancora stasera il Gran Turismo per Poco. Sì, è vero. Allora, c'è la paura, ragazzi. Vedete quella barra viola adesso che va giù pian pianino?
Bravo Leo che non ascolti a papà. Sì, sì, infatti. È un gioco cooperativo, bisogna stare insieme, lui cosa fa? Prende, va a prendere la mappa da solo. Che adesso arriverà un mondo, sai, no? Che quando prendi la mappa dai, devi aspettare due minuti. Sarebbe al libro finale. Eh? No, non è il libro, è la prima mappa. Ma anche dal libro finale arriva l'ondata. No, arriva anche adesso, dai. Oh, allora, le animazioni sono fighissime, raga. Ciao Lord! Allora, un po' questo gioco mi manda in paranoia, perché... Salito livello 6, il demo. Ti va qualche partitina. Penso che stai parlando col mitico Lord. Sì. Ma che gioco, no, Sharder? The collection of the Kandarian dagger has begun. This represents a grave threat to the evil dead. Be prepared to do battle. Bam! Gli ha tagliato la testa! The survivors have begun to collect the lost pages of the Necronomicon. 2 minuti. Be vigilant. Spirits of the book will stop at nothing to halt this process. Ma stasera forse. Questo è il caso, domani se vuoi volentieri. Anche di mattina o di mezzogiorno. Bisogna aspettare il tempo. 5 minuti. No. Min. Metri. M e metri. Ma perché non se lo sta dando? Ah, ed è la barra che deve salire, quindi non ti dice quanto tempo. Ah, ok, ok. No, no, se lo sono da solo quindi fa lì. Eccoli che arrivano. Ai. Allora, a livello proprio grafico, ragazzi, ho fatto benissimo, vero? Devi star dentro. Oh, attento, dietro. Allora, sia lo schiva, l'attacca, l'attacco veloce, l'attacco lento, lo speciale. Non hai tempo di farlo, arriva. Sono sia spade che armi. C'è un po' di tutto in questo gioco, raga. È epico. Bam! Che gli ha tagliato la testa! La batteria finisce le lampadine, eh? Eccolo lì. Attento. Ma tu non lo puoi puntare come i giochi di cose, quando schiacci il tasto non se lo segue? No? Sta, amici, amici di Twitch! Stasera un po' particolare, Evil Dead non se lo sta... Non lo stanno neanche streamando. Sono indemoniati! Sono indemoniati! Grande Zare Boy, talmente bravo, che se la può cavare da solo! Dai, Zare! Attenzione. Vai. L'ha conquistato praticamente da solo. Allora, in questo gioco bisogna conquistare i pezzi di mappa per poi scoprire dove è il libro sopra, vedete? Oh! Stanotte. Ciao amico mio. Ok. Ciao Lord, ciao Giulia. Ciao Giulia, ciao Lord. Ciao ragazzi, ciao mitici. Dai che abbiamo conquistato. Grande, Davil 5. Dai. Cassa epica. Ciao Cibito, grandissimo. A domani Giulia, grazie di essere passata. Stasera la live l'ho cominciata alle 10, ragazzi. Oh! Dagli alberi! Sì, si è impossessato del suo compagno. Vedete, ragazzi? Scusa se ieri non sono... Cibito, ma vai tranquillo, amico mio. Se ci siete mi fa solo che piacere. No, scappa anche le prendi.
Mi fa solo piacere che entrate, Cibito. Vai tranquillo, quando hai tempo vieni, amore, devi scappare. No, no, mi è stato normale. Ok, basta allora. Curati. Ok, bravo, bravo, bravo. Abbiamo fatto il potenziamento salute. Adesso devo andare a trovare un poco perché... Sì, paura. Sì, bisogna andare a trovare il poco perché aumenta la paura, ragazzi. Quando si aumenta la paura... Diminuisce la paura. Adesso aumenta la paura, devi andare a trovare un poco per far diminuire la paura. Esatto, sto parlando bene, Gisileo. E aumenta, adesso sta aumentando la paura, vedete anche questa cosa bianca, rossa, vedi, il livello di paura è alto, quindi quando il livello di paura è alto è un bordello. Ah, sì, sì, sì. Allora, possiamo accendere il fuoco. Ecco qua. Oh, guardate col focherello come scende la paura. Oh, sì. E dopo, dopo sale perché... Ah, dipende che quelli lì sono quelli che fanno fare la paura, il resto in giro sono più che altro robettino così. Sì, ma non è quello che hai scelto tu, quindi scenderà pochissimo, vedi? Infatti, quello che accendi tu, quello che accendi tu con i fiammiferi sale tantissimo, scende tantissimo la paura, invece i focherelli in giro comunque un po' la fa. Ciao Kevin, guarda che mega gioco ti porto stasera, amico mio, sta giocando... Evil Dead Game, The Game, sta giocando al mitico Zane Boy perché io non ce la faccio. Ciao ciao Kevin, non ce la faccio dopo la live di ieri sera, ragazzi, è stata 12 ore più lo state of play. No, è stata troppo per me. Allora stasera non volevo neanche una figata che esce al remake di Resident Evil 4. Sì. Il Resident Evil 4 sinceramente non me lo ricordo qual era il 4, però probabilmente sarà una bella cosa comprarlo, sarà comunque una bella cosa comprarlo. Amici, ho scritto, ragazzi, amici, voi siete amici di Marco Grasso. Ok, adesso sta aumentando la paura. No, c'è la pedale in mezzo, non c'è la pedale. Dove? Ciao Manuel! Ciao Manuel, mitico! Guarda che gioco ti porta Marco Grasso stasera. E poi tra l'altro, la mannaia, hai preso una mannaia oro? Allora, qui ci sono fucili, mannaie, motoseghe e cose, portali che si aprono. È una figata, ragazzi, questo gioco. Si gioca contro i PC e contro e contro gli umani, Adesso stiamo facendo la battaglia contro 4 giocatori contro il PC, ma il PC è forte, raga, l'intelligenza artificiale è bella forte, raga. Vabbè, insomma, gli dai 3 botte e vado giù. Eh beh, se era troppo facile che un colpo andavano giù, non c'era neanche sfida. Il libro. Allora, quando si fa il libro, ragazzi, è la fine della mappa e della partita, esatto, si vince la partita. Ok. Sbam. Il tuo livello di paura è altissimo, ma tu sei dove? Eccolo qua. A uno, o hanno fatto il libro e la partita è vinta e stanno morendo tutti. No, quando avete fatto il libro, hanno fatto il libro, tu non eri là, però l'hanno fatto i ragazzi. Bella lì, vittoria. Allora, non è 4, you have triumphed over the Kandarian demon. Hai fatto pochi punti, sempre da solo. Allora, cure 3000 al secondo, vedi? E pink raccolte. Il primo ha fatto un botto di danno, fishing e unità base. Vedi? E tu invece hai fatto colpi alla testa. Tu hai fatto più colpi alla testa per quello che ti ha dato il bonus. Vai, vai, dai, che non dobbiamo perdere tempo, bisogna far vedere agli amici. Dai, bello, verso
Emanuel, grande Cibito, ciao a tutti ragazzi, grandissimi. Allora, 13 minuti fa bevi, io l'ho fatto, ma non bisogna fare bevi da soli. Aspetta, visto che sto giocando io, devo fare io il bevi. Esatto, l'hai già fatto a partire la partita. Allora, poi ragazzi, qua ci sono le missioni che sono... Possiamo fare una missione però, eh? Facciamo una missione. La missione sono con le videocassette, tanto per farvi capire la tipologia di gioco. Allora, se facciamo questa missione, sblocchiamo il personaggio che non ha una mano, però al posto della mano... Ha una motosega, amici. Ha una motosega. No, è la sua arma. Allora ce l'ha la mano, ok. Però se la mette, poi... Se la infila. Allora, queste sono missioni, storia, Invece quell'altro di prima stavamo giocando 4 giocatori con... È utile la motosega, si charge. Si può tagliare un alberello e segare qualcuno davanti, dietro. Non mi ci serve. Vediamo come lo sega. Ah! Un po' lento. E non fa quasi niente. Vediamo, vediamo. Oh! Splatterissimo, raga. Sì, ma con una roba del genere con una motosega, basta una segnata. È splatterissimo, raga. È splatterissimo. Molto carino come tipologia di gioco, eh? Diciamo che va un po' oltre a quello che porto di solito sul canale, tanto per portare qualcosa di nuovo. Stanotte non dormo. Ah, è vero, Chad. Ma se dorme Leonardo, dai, non puoi che non dormiamo noi, che abbiamo 40 anni. Amore, però stai facendo un sforzo sempre con l'attacco forte e la tua vita sta scendendo di brutto, eh. Devi fare un po' con l'attacco anche normale, un po' più veloce. Ti conviene scappare, secondo me. No, 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 scappa, scappa. Cucilozzo al pompozzo, eh. Devi fare con l'R1. Si vede che è proprio lento il personaggio. Dai, dai, dentro, dentro. Munizione arma. Puoi sparare. No. Ah. No, secondo me devi correre. Riprova la missione. Corri senza fermarti. Perché è veramente troppo lento questo personaggio. Senza fermarti è impossibile perché poi c'è la stamina. Ah, c'è la stamina? Oh, cavoli. Cavoli di Bruxelles. Se ami qualcuno lascialo libero di morire a colpi di morte. Ah. Ah, ma qua dentro c'è le fiammette. Ah? Eh sì. That I do not like light. I can say that from personal experience. Ah, vedi, c'erano anche le cure qua dentro. Ah, vedi. Bel pompetto, un bel pompetino. Oh caspita, e cos'è che c'è scritto? Sei castello? Alimenta il bastone di fuoco. Ah no, lì non si può aprire quella bolla. Ah. Fortissimo, raga. Ah, la stamina. Porca, l'albero impossessato. No, no, vattene, tanto non si fa niente l'albero.
Che botta che ti ha dato? Penso. No, non puoi andare lì. Ok, vai. No, non è andato. No. No, 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 non è una bella idea. Oh, molto piega e sto felice. Bello, bello, bello. Sì, sì. Sì, magari... Quando piove sono forte. Sì, infatti. Proprio il momento giusto, di scendere il falò. Chimps, man. Nothing comes close. Dai. Bella. No. No. Ah, mi muovi sul posto. Cacchio. Senta, senta, senta. Bravo. Non c'è qualcuno che... Ciao amici e amiche, benvenuti mega serata Evil Dead. Oh 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 oh, questa è tanta roba, questa è tanta roba, lo stai sbudellando, ma sì. Dovresti, no, scappare, scappare. Attenta di là, attenta di là, che te ne altri. Bravo. Bravo. Oh, sento dietro. No. Ah, hai visto, proprio... Stavo detto, stai attento a quella lì. Uè, Nick! Grandissimo! Bella lì, Nick. Sì, anche noi abbiamo fatto una levetina di un'oretta e qualcosina, un'oretta e mezza. Adesso vediamo un attimo. Ho voluto portare un gioco particolare, un gioco nuovo. Vediamo un attimo come va a finire la storia. Il personaggio è buono, sì. La motosega è forte, però non si può dire che è troppo perché è lenta. E hanno tutto il tempo di prendere l'accetta. Pung! Posso provare io? Sì, prova. Prendi tutta la roba anche dall'interno della tavola. No, sei senza. Vieni. Come fai a... No, non ce la faccio. Troppo, è troppo veloce, ragazzi. Mi sono troppo stanco dalla live di 12 ore di ieri. Se volete andate a vederla, è stata fighissima. E è troppo veloce questo gioco qua, non riesco a... La maratona la faremo l'anno prossimo. Non so, la maratona mi sa che non ne faremo più. Non riesco neanche tanto a vedere proprio... grazie Nick che sei passato, grazie, bello. Allora, domani andiamo con Gran Turismo, raga, quindi... Back to hell for you, shit. No. L'ho ammazzato. L'ho ammazzato. Scompare. No, no, quello hai ragione, quello hai ragione. Grande maestro! Quella! Lucas! Guarda che gioco ti porto, Lucas! Ah, sì, allora, ti dico la verità, sono andato in live solo perché gioca grande Zane Boy, perché sono veramente troppo distrutto, sì. Non volevo andare in live, stavo guardando Stranger e qualcosa, sì. Okay. Adesso potevi... però vabbè, poi non è assolutamente abbastanza.
Sì, sì, davvero Lucas, mai più proprio. Mai più. Ah, vedi, tutti stanchi comunque stasera, eh. Tutti che non si riesce neanche a arrivare alle 11 di sera, ragazzi. Ciao, Ciardo, amico mio. Stammi bene, grazie di essere passato. Volevo portare un gioco nuovo per vedere se piaceva. Ma vi piace come tipologia di gioco, ragazzi? Se la portiamo anche altre volte o è un tipo di gioco che non... Se non vi interessa. Sì, va bene, 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 bravo, bravo. Come gioco è interessante da vedere, eh? Bene, bene, c'è l'albero. Che schivata che ho fatto. L'hai schivato? Sì, ho schivato l'alberello. Va bene, Shardler, amico mio, buonanotte. Ci vediamo domani. Domani vediamo se fare qualche gioco di quelli che hai detto prima insieme. E ci sta, spacca il live. Dici? Ah, perché non sta entrando tanta gente, ti dico la verità. Però potrebbe anche essere la una cosa un po' particolare, magari la prima sera non entra nessuno, poi facciamo tipo che. Non so devi andare. È dietro devi andare. Ah no, no, lì non serve a niente. Trovi solo gente, vedi, sotto là, sotto un metro. Perché se io fai le cose che ti dicono loro e c'hai anche la paura al massimo. Inizio, tempo, poi, vedo, banda anch'io. Ah, poi vai in branda. E anch'io stavo vedendo quello, infatti ho detto no, non andiamo in live, poi Mitico Zane Boy ha detto dai gioco io che mi piace questo gioco qua, Evil Dead è molto bello, non riesco a capire come mai la gente non ha capito il gioco, aspetti a aspettare, tanto se ti guardi indietro non arriva nessuno. E allora siamo andati un attimo in live a vedere un attimo se c'è figo questo gioco qua. E niente, insomma, è anche un po' tardino, però... Ecco lì, anche quello. Di là sei andato a vedere cosa c'è. Sì, sono per vedere, sono per vedere, sono per vedere, la paura. Sì. Perché se vado là, con la Xbox gigante... No, la paura... Poi, con la paura... Ma, Luca, si vede bene, perché sto streamando la PlayStation, non da OBS oggi, che è stato un disastro, ragazzi. Sì, OBS, un vero disastro. È un ottimo franchising, secondo me merita, sì. Sinceramente non l'ha preso nessuno dei miei amici, infatti ho difficoltà, devo andare con online con gli altri, adesso stiamo facendo le missioni storia, che sono comunque belle difficili, eh? Sì, questa qua è la prima ed è difficile. Quindi... C'è il buonissimo. Quindi diciamo che non è proprio facile anche fare la missione storia, eh? Ah, ok, si vede bene, perfetto, perfetto. Allora devi segare, ecco, bravo. Devi sparare anche gli altri in giro prima di arrivare al boss. Se no, cos'è che c'è lì? Aspetta, guarda che c'è una gabbia. C'è una gabbia, aspetta, fermo, fermo, fermo. No, 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 dietro, girati. Dall'altra parte, mio amore. No, altra parte, là. Vedi che c'è una gabbia? No, pensavo che si poteva intrappolare il tipo magari sparando alle corde o roba del genere. Ma non credo. Allora, quella che prima ti ha ammazzato l'hai ammazzata comunque. Sì, ho detto che hai ammazzato quella che prima ti ha ammazzato, figlio di me, sto vedendo. Come Predator lo prende solo chi ha seguito il film. Infatti Evil Dead è degli anni 80, mi sembra il film, esatto, bravissimo. Madonna, prima l'ha massacrato, adesso ha fatto un capolavoro, bravissimo, bravissimo. Oh. Vai, Luca. Oh. Luca Colina. Sì, sì, è vero, è vero. Però a prescindere proprio se uno ha visto il film o non ha visto il film, cioè, è tipo un day by daylight, comunque, c'è i mostri, c'è cose così, quindi non capisco perché. Non capisco sinceramente perché non piace. Non ha venduto tanto, ecco. Perché piace, penso che piace. E quindi volevo portarlo io, solo che... Purtroppo, amico mio, Lucas, è molto rapido. Cazzo, mi fate proprio...
No, così la fai. Sta prendendo sul muro. Ah, sul muro, raga. Grande. Io farei ricaricare il pompa, faccio una. Sì, e qui c'è un cassone. Poi c'è le casse, c'è. Beh, c'è la cura, la cola, vedi. Gli amuleti, vedi. Poi ci sono anche queste cose delle magie, gli amuleti. Lucas, è molto bello secondo me. Parecchia roba. Poi da giocare con gli amici, secondo me, è veramente figo. Ho buttato via una nucchiatura. Penso che devi andare dove? Ah, devi andare fuori adesso. That's right, suckers. I created life. E vabbè, ormai è andata. Sì, Predator è bello anche lui. Poi che adesso mi hai detto che c'è. Eccolo qui, sì. Forse non serve niente, no? Vediamo che tizio di paura. È molto bello come a livello grafico. Poi tra l'altro cos'è l'altro gioco che dicevi che sarà bello? Prop Night. A settembre esce. Sì, è simmetrico come quello. Ci sono solo giocatori più diversi. Esatto. Sì, 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 è vero, è vero. Infatti ho visto la live tira tua che c'era il tipo lì che si era imbardato su su. Mi si era messo su un attimo su. Bene. Che c'era il tipo che si era incartato lì sul capannone, che l'avete ammazzato subito, Luca, bellissimo. Allora, amuleto e Coca-Cola. E Nuca Cola. Vediamo che dire Cola, e la cola, e la cola. E la bevanda zuccherina per. Diciamo le fine. Sì, cura. E la cura, esatto, per non sbagliare. Ah, attenzione, attenzione, non l'hai visto? Ah, sì. Bella ragazzi! È un po' splatterino, eh? Un po' splatterino. No. Okay. È un po' splatterino, ragazzi. Sto giocando a Mythical Journey Boy perché non riesco a. È troppo veloce come tipologia di gioco. Vedete come fa adesso a sinistra così e. È davvero. Mi tira un po' mi fa la sensazione così un po' di star male, anche se ha fatto benissimo, PlayStation 5. Ok, munizioni. Attento, attento, attento! Sei sempre attento al. Perché ti fai male se ti butti giù? Dentro c'è qualcosa, mi sa, eh? No. Dentro la casa. Vabbè, non hai paura. Vedi qui. Vedi, guarda qua. C'è poca roba, eh. Pensavo che c'era. Poi fa più, sinceramente. È vero Lucas, è asimmetrico come Predator. Ragazzi, andate a vedere anche il mega canale di Lucas perché fa delle live fighissime. Allora adesso. Oh! No dai, ma è abbastanza splatterino, eh! Questo qua era il. Vai, vai, vai! Oh, c'è tutto rosso adesso, c'è tutto rosso! Ah, è tipo. Carità! E non puoi neanche accendere il fuoco, no? Le L3 dovrebbero. Cosa è successo? Ok, devi entrare dentro. Ecco, bravo. Non devi andare oltre la corsia. Sì, ti fanno sempre testa. E tu devi stare dentro. Perché la mappa diventa così tutta rossa. Allora, diciamo che non lo conosciamo ancora completamente, questo gioco. È la terza partita che facciamo, ma questa è la parte di lezioni, storia. Questo non te l'avevi il pompa, dovevi un paio di. Quello lì che c'avevi dentro prima due, ti sta massacrando. Dobbiamo scappare un po'. Ok, bravissimo. E curati.
Nella testa di Ida, per sfruttare la sua battaglia, ha svolto la maggior parte, Payne raccogliendo provviste e munizioni. Ok, bevi. C'è la testa di una tipa di fianco, hai visto? Sì, è come... Oh, God of War. Sì, è vero, God of War. Ti portavi la testa di lui. Come si chiamava quello di cui parlava qui? Orca, proprio qua il portale. Sì, sì, è fortissimo. Adesso sarà il nuovo God of War. God of War sì, quando uscirà quest'anno, forse speriamo. E portiamo tutto in live, ragazzi, God of War, Pensa fare non una maratona, ma tipo fare un gioco, cioè cercare di finire un gioco in una singola volta. Andiamo avanti. Sarebbe figo. Particolare, molto particolare come cosa. Parla? Caspita, un sacco di spettatori, il Dead, guarda, 200, 300. Ah, sono tutti grossi, Non sai un po' di cura? Ci vediamo domani, buonanotte Lucas, grazie mille Belè, grazie grazie di essere passato amico. Quella leggendaria questa? Cazzo. No! No! Dai, ma quanto è lunga? Se devo rifare da capo? Da capo dici secondo te? Penso sì. Capitolo 1. Vabbè, se no facciamolo online, dai, fai un'altra con gli altri. Sì, eh? Se fa da capo. Perché è tosta, guarda, Poi proprio se muori. Allora, se fa da capo. Tutto da capo, dai, fai una normale. Qua è proprio. Sì. Qua è tosta. Secondo me non mancava tantissimo finirla. Secondo me era finita. E proprio perché non ti ha dato la cura lì, oppure perché ne hai bevuta una doppia. Se tu non bevevi doppia ce l'avevi una. Ma una per la pena. Sì. Oh, con il botto non si può giocare un assassino. No, è sempre il computer che lo fa. Se vuoi giocare come assassino devi andare nell'altra partita. Che poi per l'assassino è molto difficile vincere, invece con i sopravvissuti molto più facile in confronto a Rainbow Six, cioè volevo dire Daylight, è più facile cioè ma non lo sai, non hai provato, non hai provato contro il giocatore. Per vincere è molto più facile Ma bisogna vedere contro il computer. Noi stiamo giocando contro il computer, bisogna vedere contro un umano vero. Quando fai quello con l'umano che prende, fa, cresce, butta i portali, te li butta nel posto giusto, non la cavolo come fa Lia. Secondo me, capito? Sì, ho capito, però anch'io dico secondo me. Bisogna vedere com'è il livello di difficoltà però con un umano. Ho portato un pettine verde. No, nessuno. Sì, pettine verde e sharder, 24 minuti fa. Sì, ma l'abbiamo già. Esatto, un bel pettinino verde. Un bevi 37. No, basta. L'ho già fatto. No, non
non entra gente, non piace tanto, però dai, noi ci divertiamo. Vabbè, proviamo, portiamo un buon gioco, poi se non piace allora portiamo su YouTube. Facciamo l'ultima partita e spegniamo? Sì, perché sono mega stanco. E... mega stanco non è. Ah, questo è cattivo, hai visto? This is Professor Raymond Nobe, Department of Ancient History. I know now that nothing can remedy the atrocity you have unleashed. Ah, bellissimo, proprio. Certo, quella... Ehi, hey, questa dov'è la leader? Follow these instructions. Ok. Bello, la leader non ha... ma devi andare dove sono chi sta, amore mio. Qui dove stai andando tu non c'era niente. C'è anche un punto di domanda dall'altra parte. Vabbè, vado lì, con il mio compagno. Stiamo cominciando già a aver paura, tra l'altro, eh. Your group has found the first hidden piece of the map. Keep moving and find another. Il bagliore? Solo che canzone. A forza questo. Tagliato. Ah, bellissimo, poi che c'è anche il pezzo dove si guida la macchina, raga, è fatta anche bene la macchina. Vabbè, potete rispettare il palo. Vabbè, se ne può fare solo uno. Ah, ok. Oh, oh. Sia cazzo. Questo coltello? No. Ah, no, è un pompa. Un pompa piccolo. Uccide pompa piccolo. Sì, si può andare in macchina, raga. Ma sale comunque a livello di paura, di loro. Quindi quando sale poi a livello di paura è il casino. Your group is making progress against the dark spirit. Allora, con i fiammiferi si accendono i falò e scende il livello di paura perché chiaramente c'è il fuoco, eh. Oh, c'è la muletti qua, eh. Planta, oh. Ok. Okay. Andare tranquillamente in giro. Ah, dov'è la gipetta? Ui, ecco che c'è già primo, raga. Heavy Dead Game, raga. Cioè, io ho un letale, quindi bisogna guidare col volante. No. Oh, potevi stirarlo, eh.
Attento che quello esplode, eh. Ti fa il danno quando esplode. The lost pages of the Necronomicon and Kandarian dagger are within reach. My plan will only succeed with these items. Attento che... Aspetta che non ti ribatti così con la macchina, perché così è un po' dura che vai da qualsiasi parte. No, niente, l'hai piantata su un fianco. Okay, vi lascio lì. Vediamo chi vuole prendere quella macchina lì. Sì. Io ok, adesso accendiamo il coso, esatto. Di tutto star attenti che questi qua sono quelli che esplodono. Quindi quando muore, via! Non è morto. Non era morto. Adesso no. Infatti esplode. Via. In caso non c'è niente. Magari c'è qualche funzioni. Non si può dare direttamente il fuoco alla casa? No. No, no, no. Necronomicon have been activated. Steal yourself for battle. Stai sfasciando tutte le macchine. Bella. Andiamo lì ad aiutare la compagna. Sono l'unico con cosa bella, guarda che ti porca! Caspita! Quella bravissima donna! Caspita, attenzione che esplodono alla fine e fanno danno!
fatto anche uno di paura. Ah, bello. Motosega, no, non lo posso usare perché non abbiamo il personaggio. Non c'è? Ah, il livello di paura altissimo. Adesso la scala. Aspetti un attimo che scende. Guardate, sono tutti morti. No, a livello di paura massimo. E dove sono? Ah, molto più avanti. Tornando là. Porca! Caspita, si dice questo. Spara, eh? Dai, apri. Refreshing and invigorating. Il macete. Macete. Ok, allora dai, vediamo che riusciamo a finire sta partita, non sbergare per piacere, vai. Vai che sei senza. Vedi di non ribaltarlo, perché se non lo ribalti in un secondo, ce la facciamo più. Non in poi andare a visitare strada. Ok, questo è un... non ribaltarlo, no, se hai lo ribalti, c'è la strada a destra. È come non guidare. Mi è sfasciato un'altra volta. Non ti vedo, non ti vedo di fuori, guarda dove vado. Dai, fai il giro. Gira, gira, gira. The Kandarian dagger is nearly yours. Summon your courage and stay close. No, sulla rete. Ai, 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 ai.
attenzione dietro. Oh, non ti ricordi mai che esplodono? E tutti? Vabbè dai, vediamo gli altri ragazzi se riescono a farlo, raga. C'ha solo 15 minuti per arrivare al libro, eh. Solo 15 minuti per arrivare al libro. Vediamo se riescono, gli amici. Your team now holds the Kandarian dagger, an ancient weapon carved from human bone. Ti ha fatto rivivere? Both the lost pages and the Kandarian dagger have been collected. Now, prepare yourself to battle the Dark Ones. Single shot? Must be Ash's gun. Andare là a distruggerli. Cura non ce n'è. Ok. Bisogna vedere quanto cresceva. Oh, un po' no. Vai, fate tutto. Palo grosso. Ok, che arrivano. Vai, 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 vai in mezzo a loro. Non stare nei bordi. Altro, altro. Altro, altro. Bravissimo. Vai, bravissimo. Se ce l'hai, prendi. Ma no, che cosa? Nessuno. Ok, vai là. 94 metri dove ci sono tutti loro. Non c'è niente. Ecco, vai che vi stanno attaccando. Vai, 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 vai. Non c'è niente. Da correre. Come nulla. Forse quello che ho già fatto. Non puoi usare la differenza. Triangolo, triangolo. Dai, così mi ha toccato in fretta. No, no, non è quella campione. Dai, 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 dai. Oh, caspiterina. Allora, sì. Gira, 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 stiamo girando. Caspita. Ero oro. Io che stare rinnovando. Vai, vai, vai. Loro. E forza. Fatto, vai. Oh! Grandi, fatto lui. There is no doubt that the demon will attempt to destroy the completed Necronomicon. Sono contento che quando muoiono. Via, 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 via. Sono tutti. No. Oh.
c'è molto peso dietro. Scappa un po', scappa un po'. Non è niente da lontano? Ok. Non andare troppo lontano. Ritorno qui, tirando in mezzo, vedi che stai in disconto. Non è tirare tutto qua. No. Molto definitivo. Che cavolo si fa? Non è lontanato, non è lontanato. Ritorno dentro, dalla mano. Questo è tosto, raga. Non prendere fuori dove c'è lui, sennò magari il casino il gioco. Oh, cazzo. Una tantina arriva. Via, che esplode. Bravissimo. No. Dai ragazzi, fatecela. Oh cazzita, 17 secondi amico. Non riesco, se arrivano in tanti che lo massacrano, no. Perché tanto sta ammazzando lui. Grande, grandissimo. Bravissimo, ha resistito, bravo. Bravo tipo. Ecco qui ragazzi. Oh, Victory Flower. Vittoria globale. Grande Leo, grande Zane. Bravissimo. Madonna, primo ha fatto un disastro. Va bene. Sei stato bravo. 40, 50. Bella lì. Comunque si sale pochissimo di livello, perché non sei ancora al livello 2 forse. Vediamo un attimo collezione che cos'ha. Oppure perché non sono partiti con i livelli di giocatore. Anche però il fatto sta che si cresce proprio. Perché non abbiamo la collezione? Proprio lento. Vabbè, la prossima live. Va bene, dai. Vediamo, la prossima live, vediamo. Grazie per essere stati con noi. Da Evil Dead The Game è tutto, Marco Drums, il mitico Zane Boy. Ciao a tutti e ci vediamo domani, Gran Turismo 7 ore 15. Ok amici miei, Marco Drums Game vi saluta, buonanotte, ciao.